Ancora guai urbanistici per il comune di Salerno. La procura ha infatti iscritto 7 persone nel registro degli indagati. L'ipotesi di reato è lottizzazione abusiva. Tra le persone raggiunte d'avviso di garanzia figurano 3 tecnici di Palazzo di Città, il legale rappresentante della società Casa con Vista SRL Angelo Viscido e soprattutto Maria Maddalena Cantisani, architetto e dirigente del comune di Salerno, oltre che compagna del governatore regionale Vincenzo De Luca. I fatti fanno riferimento alla realizzazione di un fabbricato già oggetto di indagini da parte della magistratura salernitana, in particolare una struttura di via dei Pioppi nei pressi della chiesa di San Felice al quartiere Salabagnano del capoluogo. Il giudice per le indagini preliminari Donatella Mancini già 2 anni fa convalidò la richiesta di sequestro dell'edificio, così come da richieste dei pubblici ministeri Rinaldi e Polito, che ritenevano illegittima la realizzazione dell'opera perché erano stati eseguiti lavori diversi rispetto a quelli autorizzati dagli uffici di Palazzo di Città. Adesso c'è questa nuova puntata sul fronte dei presunti abusi edilizi per il complesso residenziale. Ancora una volta dunque il comparto legato all'urbanistica crea grattacapi agli amministratori salernitani, anche perché i fronti aperti sono molteplici. Proprio ieri infatti i PM Antonio Cantarella e Guglielmo Valente hanno chiesto il rinvio a giudizio per il governatore De Luca, all'epoca dei fatti sindaco di Salerno, per quanto riguarda la variante da 8 milioni di euro per i lavori di Piazza Libertà. La procura ha formalizzato la richiesta al giudice per le indagini preliminari Piero Indinimeo, che vede proprio il presidente della giunta regionale coimputato insieme ad altre 25 persone.